Focus di questo episodio è la Trax Area, l'area centrale della finestra principale di Logic Pro. Ci sono le tracce che si muovono parallelamente nel tempo, da sinistra verso destra, e contengono le regioni e le nostre registrazioni audio e MIDI. Andiamo a vedere le tracce da vicino. Gli elementi principali della Trax Area sono la barra del menu dell'area, che contiene i menu contestuali della Trax Area, i pulsanti per mostrare e nascondere nell'area di lavoro la griglia del Live Loop e la Trax View, i controlli per mostrare l'automazione delle tracce e le modifiche di flex, il pulsante di Catch Play Head, i Tools menu, i menu Snap and Drag e i controlli di zoom per l'area. Il righello che mostra le divisioni del tempo, sia nel formato misure battute, ma anche in ore, minuti e secondi. La playhead, la testina di riproduzione, e lo spazio di lavoro. Tutte le regioni audio e MIDI appaiono su corsie orizzontali, che si chiamano tracce appunto, con una griglia di riferimento sullo sfondo e un'intestazione per ogni traccia. Di tracce ce ne sono di diversi tipi, ma fondamentalmente le tracce che contengono elementi musicali sono di due tipi, con più varianti, le tracce audio e le tracce MIDI. Le tracce audio propriamente dette possono contenere registrazioni audio, Apple Loop in formato audio, o file audio importati. Le tracce di tipo software instrument possono contenere informazioni MIDI, registrazioni fatte con strumenti software, Apple Loop in formato MIDI o file MIDI importati. Le tracce di tipo drummer, che possono contenere le regioni dei drummer, appunto, i batteristi virtuali. In questo tipo di tracce si possono aggiungere anche regioni MIDI. Poi ci sono le tracce di tipo external MIDI, che sono fondamentalmente delle tracce MIDI, solo che inviano i dati, anziché ai virtuali instrument, a dispositivi MIDI esterni, come sintetizzatori o moduli sonori. Le tracce di tipo stacks, che permettono di organizzare e controllare più tracce e di creare dei sottogruppi audio. Poi ci sono le tracce di tipo folder, che, come avviene per il Finder, sono delle cartelle che possono contenere altre tracce. Le tracce delle cartelle non sono assegnate a una singola channel strip del mixer, ma mantengono in questo caso una loro indipendenza. Poi ci sono altri tipi di tracce che non contengono regioni, le possiamo vedere per esempio dal mixer. Sono tracce globali che puoi usare per controllare gli aspetti complessivi del progetto. Tracce di tipo AUX, tracce ausiliarie per l'instradamento dell'uscita di altre tracce, tracce di output per i controlli complessivi del progetto e la traccia master, che è l'ultima frontiera prima che il suono esca dalla DAW per essere ascoltato. Ogni traccia ha una sua intestazione che mostra il nome e l'icona della traccia, oltre a una serie di altri controlli. Alcuni controlli dell'intestazione della traccia corrispondono ai controlli che troviamo anche nella channel strip. Per cui vediamo per esempio che muovendo il volume si muove anche all'interno della channel strip relativa. Tra gli altri controlli, nell'intestazione troviamo il controllo mute, che serve per mutare la traccia e impedirne l'ascolto. Basta cliccarci su per metterlo in mute o riabilitare l'ascolto. Poi abbiamo il controllo per mettere in solo la traccia. Cliccando sul solo, ascolteremo solo in play questa traccia e non più le altre, che sono automaticamente messe in mute. Cliccandoci sopra si toglie la modalità solo. Poi abbiamo già visto il controllo del volume,
che si abbassa andando verso sinistra e si alza andando verso destra. Cliccandoci sopra con clic tenendo premuto il tasto da tastiera Option, il valore viene riportato a 0 dB. Qui ancora più a destra abbiamo la manopola del pan, che cliccando e trascinandola spostiamo il suono verso destra e verso sinistra. Anche in questo caso, cliccandoci con insieme al tasto Option della tastiera, riportiamo il valore a zero, cioè al centro. È da notare che in alcuni casi questi controlli possono non essere visualizzati e dipende dalla dimensione dell'area dell'intestazione, che possiamo trascinarla facendo clic in prossimità del bordo. E per finire abbiamo i controlli REC per mettere in registrazione una traccia, mentre le tracce audio hanno anche il controllo di input monitoring, che serve per permetterci di ascoltare la traccia mentre siamo in registrazione. Ora hai visto quali sono gli elementi principali delle tracce, ma non puoi perderti il prossimo episodio in cui cominceremo a fare delle registrazioni audio.